piccolo, allora che è successo? Perché insomma, è successo la notizia. Ma hanno preso un momento di notorietà, mandar fuori da Guano, non c'è riuscito nessuno durante il campionato l'anno scorso, magari fanno notizia. No, c'era Cardini a terra, e dopo che avevo cambiato tutti, dopo che avevamo lavorato stamattina, non volevo che qualcuno si facesse male. Un loro giocatore, non so cosa ha detto, poi è normale, se mi chiamano fenomeno a 50 anni, penso, fenomeno forse lo sono, perché dall'89-90 sono l'unico allenatore che allena interrottamente, almeno in queste categorie, però se devo essere chiamato fenomeno da un ragazzino di 30 anni non mi sta bene, però accetto, l'arbitro mi ha buttato fuori, va bene così. Vabbè, intanto il grado di preparazione, come sta presidente, ho detto, sono partite che hanno una buona squadra. No, abbiamo giocato contro una buona squadra, faccio i complimenti al Città di Castello, una squadra tosta, ben messa in campo. Noi avevamo mezza squadra fuori, avevamo lavorato tantissimo, la fase di palleggio, di distribuzione della manovra mi è piaciuta. Magari siamo stati mancanti nella fase di aggressione dello spazio sul terzo campo, dove non abbiamo ancora le gambe per poterlo fare. Però voglio dire, è stato un buon allenamento, anzi forse anche agonisticamente dai toni un pochettino elevati. Però questo ci porta ad allenarci per il campionato, dove noi agonisticamente non è che siamo una squadra di signorina. Senta, casualmente parlando di mercato, è un argomento che mi interessa, oppure solo per i tifosi o noi giornalisti? No, io il mercato penso che non mi sono mai fatto prendere da crisi d'ansia, quindi noi sappiamo quello che dobbiamo fare, penso che abbiamo costruito insieme alla società, al direttore Ciardulo, una buona squadra, giovane, molto giovane. Abbiamo ancora 4 caselle, 2 under, 2 over da poter completare, non abbiamo nessuna fretta perché gli obiettivi sono obiettivi dichiarati, quindi non è che andiamo all'Esselunga o al supermercato o manga il Dixon e prendiamo il Dash, no, non fa parte della mia filosofia, io vado su obiettivi ben precisi, tanto quello che manca a questa squadra penso che lo sapete tutti e noi lo faremo con estrema tranquillità. Avendo un budget che non possiamo sforare, penso che per qualità-prezzo questa squadra forse in Lega Pro è quella che è. Per qualità-prezzo, perché poi spendere è facile, possono spendere in due. Senta, mister, chiudiamo con una battuta. Qua vicino abita Calderini, che era quel giocatore di strappo che lei sognava a maggio. No, io non sogno nessuno. Calderini gli ho fatto una proposta, lui voleva venire e noi gli abbiamo offerto quello che possiamo dare. Ok, se poi lui è andato in un'altra squadra, è un ottimo giocatore dove guadagna di più, ma noi abbiamo un budget da rispettare, noi follie non ne facciamo, chi viene ad Arezzo sa quello che può guadagnare e deve gettare il sangue in mezzo al campo, altrimenti può andare altrove. E allora,